Eccoci a San Gimignano, finalmente riparte la settimana delle anteprime, Romanelli in ritardo come sempre, e Macchi invece già in postazione con tutte le sue ambaradan e stiamo prendendo posto. Questa strada che ha percorso la Vernaccia nella ricerca continua del confronto, io vedo una vitalità che spesso nelle denominazioni italiane non esiste. Quindi credo ci sia la voglia di fare un tipo di ricerca all'interno del loro, diciamo, della loro produzione che ci dà, devo dire a tutti noi fra l'altro, la possibilità di ampliare molto le nostre vedute. Quindi partiamo dal presupposto. Una manifestazione di questo tipo secondo me può tutte le volte, mi piace anche l'idea che tutte le volte c'è un conduttore diverso. Perché ognuno ci mette del suo, ognuno dà la sua linea e però lavora in concordia con il consorzio. Credo che questo aspetto del confronto con la Francia sia da mantenere, fa piacere la Presidente abbia detto che comunque continueranno a farne altri per il resto d'Italia, mi sembra interessante, ma questo sono riusciti a dare un appuntamento che è fondamentalmente divertente e avvincente, cioè io qui ci vengo sempre molto volentieri e da parte di tutti c'è la voglia di mettersi in gioco. Io oggi non voglio nemmeno stare a parlare vino migliore, vino... non è questo in questo momento che ci interessa, poi ognuno ne scriverà, farà quello che crede. Quello che dico però è che si discute e si approfondisce in qualche modo da quando è iniziata questa manifestazione c'è una cosa fondamentale, è che oggi l'immagine della Vernaccia è veramente cambiata sulla critica. Poi giustamente si dice sempre c'è un successo di critica e si spera ci sia anche un successo di pubblico, perché sai, non si chiacchiera ma poi lo devono vendere, io questo lo capisco benissimo. Però indubbiamente l'immagine che aveva la Vernaccia anni fa si è stravolta in positivo, questa è la mia idea. Poi, quando questo arriva al consumatore, probabilmente un po' di passaggio c'è da fare. C'è sempre una prima volta, diciamolo, e questa volta è la prima volta di Letizia, quale presidente del consorzio della dominazione. E infatti siamo qui con lei dopo, abbiamo appena concluso questa degustazione della Sala Dante. Io credo che pochi consorzi si possano permettere una degustazione. Ho voglia di pagare, ma... Però ecco, questa è una bella cosa. Letizia, la tua prima diciamo degustazione, grande successo, soprattutto è un ulteriore confronto della Vernaccia con altre denominazioni. È qualcosa che voi volete continuare a fare, vero? Assolutamente sì, fa parte di una delle nostre caratteristiche, cioè la voglia di confrontarsi, ma in spirito assolutamente didattico. Per noi sono momenti di approfondimento, in questo caso sulle regioni del bianco, quindi vini bianchi analoghi o non necessariamente, ma con i quali noi possiamo confrontarci per avere degli stimoli per il futuro. Ci dai un'idea un po' di com'è oggi la situazione della Vernaccia? Perché in molti parlano sempre, è il vino delle torri, si parla della Manhattan, no? Toscana, però in realtà oggi come viene vista? Che ruolo ha la Vernaccia a livello italiano e nel mondo come tipo di vino? Beh, certamente tra le prerogative del nostro consorzio c'è sicuramente quella di individuare il vino che tuteliamo. Vernaccia si chiama Vernaccia di San Gimignano, quindi il legame con il territorio e con le torri è abbastanza imprescindibile. C'è però stato un momento in cui purtroppo la Vernaccia è stata un po' trattata alla stregua ad un souvenir come tanti altri. Oggi le etichette le torri sulle etichette stanno diminuendo e si punta più al contenuto e non al contenitore.
Allora, ce n'è una sintesi secondo te di questa degustazione? Quindi da questo punto di vista, quello che è emerso, ora indipendentemente da quelli che possono essere i gusti personali, che io e il Nero abbiamo già scritto ovviamente, ma in realtà a te cos'è che è piaciuto in questo confronto fra due realtà obiettivamente direi molto diverse? Molto. Il filo rosso secondo me sta proprio in questa caratteristica di sapidità, no? Il carattere, diciamo, salino, per certi versi, diceva Antonio Bogo, perfino salmastro, no? Di vini che hanno, diciamo, come vocazione principale quella di essere compagni della tavola e che quindi nel tempo, esaltando insomma un po' in funzione delle matrici calcaree un po' questa dimensione, no? Sapido minerale, riescono secondo me a declinare la versatilità a tavola in un modo sicuramente ancora più coinvolgente di quello della semplice degustazione. Però ecco, salmastro, salino abbiamo scritto tutti, quindi, da questo punto di vista è scritto te, l'ho scritto io, quindi per chi non si occupa di vino dice ma questi lo sapevano, vediamo cose buone, però Paolo, diciamolo, anche tu hai ricordato il vino a tavola. Te con cosa lo bevi il Puy Fuissé a questo punto? Dici te, un'idea. Guarda, con cosa lo berresti? Ti posso dire una cosa, per me che nella regione della Borgogna insomma è un piatto d'elezione la volaille, no? Piuttosto che il pollo, la volaille de Bresse, così, è un compagno del pollo straordinario. Quindi no? Allora, pollo e Puy e vernaccia? Pollo, pollino. E vernaccia al coniglio. Momento di pausa, di ristoro, ma soprattutto di più che ristoro, proprio di mangiare, perché bisogna sempre pensare a quello che è l'abbinamento. Tutte le volte si parla di coniglio, coniglio e vernaccia, ma parliamone con il direttore del consorzio che è Walter Sobrano. Ma ci sta bene la vernaccia anche con il prosciutto, i salumi, il formaggio? No, secondo te, Walter, com'è? È un vino versatile? Ti aspetti che ti dica di no? No, beh, vediamo se hai coraggio. Giustamente, no, quello è vero. Senti, no, ma abbiamo fatto un bel assaggio oggi, divertente, ma dal tuo punto di vista, quindi da tecnico, l'evoluzione di questa vernaccia abbiamo sentito dal 2002 al 2007, si può già parlare di qualcosa che è cambiato in questi anni in vigna, oppure proprio la potenzialità della stessa vernaccia come vitigno che invecchiando, non dico è migliore, ma insomma sicuramente si mantiene benissimo e dà l'idea del vino longevo? Beh, entrambi gli aspetti, quello sul fatto che la vernaccia sia un vino che migliora con il tempo, certo. È quello, è da lì che siamo partiti. Perfetto. Quando ci siamo resi conto che lo sapevamo solo noi, non lo sapeva il resto del mondo. No, quindi questo è un dato assodato. Che poi in questi anni sia stata un'evoluzione, una ricerca in vigna soprattutto, sì. Perché prima c'era stata tutta l'evoluzione tecnologica, quindi avere la cantina super moderna sembrava che fosse il must per riuscire a fare un grande vigno. L'attenzione si è spostata molto sul vigneto adesso, non a caso ci sono molte aziende che si stanno convertendo al biologico, ma lo stanno facendo non personalmente per il bollino, il marchetto che gli serve come... Sì, così tanto per dare l'idea, sì, no? Esatto. Ma, veramente c'è una convinzione, forse non c'è ancora la consapevolezza vera di quale sia l'effetto diretto sul vino, si comincia a intuire, non c'è una padronanza della tecnica, ma sicuramente la strada intrapresa è quella. Insomma, quindi notizia non da poco, qui tutto questo movimento ha ottenuto che cosa? Una maggiore consapevolezza da parte dei produttori e la parte della cantina oggi, perché magari eravamo partiti da quella, oggi quindi si parla sì di legno e di tini, ma in una maniera diversa, forse più conforme a quello che è il territorio. Resi conto che la tecnologia è utilissima, anzi per un bianco poi è fondamentale avere la tecnologia, però la tecnologia mi serve per ottenere quello che voglio, non è la tecnologia che fa quello che vuole lei, cioè è la tecnologia che mi rende il vino così, no, io la uso nella misura che mi serve per arrivare al mio obiettivo. La tecnologia di cantina sta cominciando a diventare veramente uno strumento nelle mani del produttore, mentre prima era il produttore schiavo della tecnologia, adesso quindi siamo alla vernaccia revolution.